Buongiorno, buongiorno, bella gente. Buon mercoledì soprattutto e benvenuti in questa piccola live speciale su Lod, dedicata un po' al tema cucina, se ci riesco. Bene ragazzi, prima di iniziare questa live vi ricordo a tutti quanti che non sono in solo, c'è tanta altra bella gente simpatica in live. Chi abbiamo in live soprattutto? Abbiamo la nostra Valorusi, Fronted 101, il nostro Rob, Deoxpanse e Chiara. Bene. Si inquadra abbastanza bene il tavolo e tutto il resto. Ok ragazzi, oggi mi metto a fare giusto un piccolo dolce sperando che non ci siano intoppi, almeno ci faremo quattro risate. Era da tanto che non facevo una live di cucina. L'ultima volta è quando ho fatto quella bella parmigiana. Questa live mi ha molto ispirato perché ho seguito molte streamer che hanno fatto delle live come queste. Una di queste è specialmente la nostra Silvia la Pippi, Mickey Arte, Yoman, Elioman, oh mannaggia, così si chiama. Spero che passerete anche sui loro canali. Ok, prepariamoci. Ok, almeno ho impostato, eh? Che più sulla. E benvenuto anche il primo, ciao Fabio! Mo vediamo. Ragazzi, passate anche dal nostro Fabio Decax, anche lui è uno streamer. Se fai un attimo tu lo showdown, Fabio, mi fai una cortesia. Tutto 4 uova. È da un po' di tempo che non lo faccio, spero di ricordarmi bene tutti i passaggi. L'audio è tutto a posto, si sente la mia voce, ho messo pure il microfono dell'auricolare. Ho capito. Un attimo solo, che ora risolviamo. Ora va meglio? Indovinato, è da molto tempo che non ne facevo uno, quindi ne approfitto.
Buonasera. Ho usato la web del telefono, finché non ne prendo una. Il portatile purtroppo non ha la scheda video abbastanza ottima, quindi sennò laggava di continuo. Ho collegato anche la PlayStation 4 e sto guardando la chat direttamente dal monitor grande. E uno. Adesso il mascarpone. Tirarlo già fuori dal frigorifero e farlo già morbido. Ragazzi, perché sennò io mi distraggo e mi metto a ridere. Per chi mi conosce che soffro disgraziatamente di ansia, è uno degli svantaggi. Ti pareva. Disgraziatamente no. Ne avevo comprata solo una di confezione, però c'era pure quella grande, vabbè, non fa niente. Qua. E sono due. Un attimo ragazzi, torno subito. Torno subito. Sempre quando faccio una cosa mi chiamano tutti quanti, mamma mia, ma che sono? Esserci la salvezza. Torno subito ragazzi, non scappate. Ah, vedo che già tengo quattro spettatori che mi stanno a seguire.
eccomi qui ragazzi, datemi un secondo solo. Eccomi qui, al lavoro. E i mascarpone, usate bene anche il cucchiaio, in modo da poterlo schiacciare un pochino meglio, che in questo modo possiamo mescolarlo senza problemi. La posso dire in termini napoletano? Ma sai, questo frullatore ha più o meno la mia età e va ancora un amore. Dove vedi tu un modello come questo? Questo vuol dire essere proprio retro, cioè è rimasto bloccato agli anni 90. Questo è della Molinex. Questo era di mia nonna, il suo vecchio frullatore, anzi meglio sbattitore. Fin da piccolo l'ho imparato ad usarlo, a 3 livelli di velocità. Ve la faccio vedere. Guardate, sembra ancora nuovo, come se fosse stato appena comprato, in ottime condizioni. Ok, un altro secondo ragazzi ed è pronta anche la crema.
Ecco, va meglio adesso? Ecco qui l'impasto, vedete, bello intenso, cremoso allo stato puro. Un assaggio? Farei questo, ma siamo in diretta, meglio evitare. Bisogna rispettare le norme sanitarie. Comunque però devo fare un assaggio per vedere se sta buona a livello di zucchero. Mi sono dimenticato di prendere un cucchiaino. Facciamo un assaggio. Wow, l'ho fatto proprio come faceva mia nonna, perfetto. Wow, la ricetta me la ricordo ancora bene, eh? Mamma mia. E pensare che saranno quasi una decina d'anni che non ne facevo una, eh? Era una decina d'anni. Ok, ragazzi, ora passiamo alla parte principale. Adesso togliamo il frullatore che non ci serve più. Ora collego il portatile di nuovo, che la batteria purtroppo è un po' vecchiotta. Ok. Facciamo già un po' d'ordine. Vado a fare un pochino di spazio perché la tavola è un pochino stretta. Ho fatto anche il caffè e messo qui in questa ciotola. Ho fatto due belle macchinette. Ma vi faccio vedere. Ecco qua, la moca originale. In ottime condizioni, perfetta. Con questa ci fai tre macchinette. Ok, ragazzi, siamo quasi pronti per il prossimo match. Un po' di crema sul dito. Allora, buono.
Adesso mettiamo prima l'impasto. Coprite bene il primo strato sotto, in modo da... Come sapete il tiramisù possiamo farlo con i roll saver, con i biscotti e qualsiasi altra cosa. Questo dolce lo dedico per mia nonna soprattutto, che mi ha trasmesso una bella passione. Come vedete ho già messo il primo strato, non lo abbasso perché altrimenti se ne scende tutta la crema. Ora prendete i biscotti e li bagnate nel caffè. Tenete sempre le mani pulite, ricordatevelo sempre ragazzi, eh? Quindi ogni volta andate sempre a risciacquare le mani. Li bagnate nel caffè e li appoggiate nella guantiera. Il caffè io spesso quando li faccio questi qua lo lascio sempre abbastanza caldo. Ognuno lo può farlo come vuole. Ok Fabio, tenete sempre le mani asciutte, risciacquatele sempre. Ma questi qua sono piccolini però. Come ho già detto, il tiramisù potete farlo come volete con qualsiasi cosa, i savoiani, i biscotti semplici. La scelta è vostra. E questo è il bello dei dolci. Basta avere fantasia specialmente. Fantasia.
Che ciotto, si è spezzato il biscotto. Lo so. Ma avevo parecchi pacchi da biscotto e allora me li volevo togliere da mezzo, era un peccato. Penso che tu sai che quando viene fatta anche la torta gelato si usano i piccoli, eh? Infatti questo qua è una torta gelato al tiramisù. Adesso copriamo il primo. Ora cominciamo a coprire il primo strato. Sì. Opla, e sono due. Ehi, Vega, benvenuto, benvenuto. Ragazzi, passate anche dal nostro Vega, anche lui è uno streamer. Lasciategli un bel follower. È la prima volta che mi vedi nella mia live di cucina, vero, eh? Già in passato ne avevo fatta qualcuna, poi sono stato un pochino impegnato ad fare altre cose. Adesso lo mostro ragazzi, eh. Stare un pochino attento, attenti. Tiramisù gelato, perché dopo questo qua ragazzi lo metterò nel congelatore. Vega, vedi, una cosa che non sai è che sono anche un appassionato di cucina. Infatti, se vai sulla mia pagina Instagram e anche quella di Facebook, che non lo sto usando molto, troverete alcune foto dei miei piatti. Troverete anche un video quando faccio la caramellata su Facebook, perché tanto all'epoca, diciamo, non avevo ancora un po' fatto Twitch. Lo trovi sulle informazioni. Fa così. Scrivi punto esclamativo Instagram. Ah, poi se non sbaglio mi segui pure. Ok, ci penso io. Datemi un secondo.
come un secondo, ragazzi, mi ero dimenticato che nel portatile non l'avevo ancora collegato a al mio account di Facebook. Ah, ok, è andato. Ecco qua. Ecco. A posto, ho messo. Ora riprendiamo. Ehi, hey, ciao John, benvenuto. Stai assistendo alla mia live di cucina. Vedo che siamo in serie a guardarmi, eh. Dovrei farle più spesso allora queste live culinarie. Possiamo, ma faccio un attimo un piccolo strato qua perché la lucetta è un pochino più larga adesso. Ecco qua. Oh là. A posto. Bene, meno così ho chiuso il passaggio stretto. Ok.
Spara bene. Mamma mia. Ho già fatto proprio un bijou. Mi meraviglio di me stesso, sapete? Mi meraviglio. Secondo me il caffè deve averne fatto troppo, quella macchinetta fa paura, eh. Ciao Antonio, benvenuto, benvenuto nel mio canale, come stai? Stiamo facendo il tiramisù. Ragazzi, per chi non mi conosce, io sono Lord Darkness, sono uno streamer, porto vari giochi, compreso retro game, su tutte le varie piattaforme. Inoltre spesso, ora ho ripreso, faccio anche alcuni live su temi di attualità, videogiochi, un po' di vita quotidiana, sport, quanto capita. Infatti sono napoletano doc. Se volete seguirmi basta che lasciate un follow e rimarrete sempre aggiornati per quando vado in live. Ok, abbiamo quasi finito. Wow, ho consumato tutti i pacchi, tutta una confezione intera. Mamma mia, quando prendo le misure faccio proprio paura certe cose. Faccio paura, faccio proprio paura. Eh sì, questo è l'ultimo biscotto. Ok. Adesso mettiamo l'ultimo strato. Ok Fabio.
Benissimo ragazzi, sta venendo proprio bene. Aspettate che sto facendo l'ultima aggiustatina. Ecco qua. Ecco a voi ragazzi. Abbiamo appena finito il tiramisù. Ho cominciato alle 11 e sono esattamente mezzogiorno e un quarto. È stata una bella impresa. Scusate, sto controllando una cosa. Non riesco a controllare, ok. Adesso la parte finale, il cacao purtroppo lo devo mettere dopo perché si deve prima farsi bello intenso e cremoso. Infatti adesso lo metterò nel congelatore perché questa è una torta in effetti. Ok, John. Infatti adesso si può dire che ho finito, ragazzi. Ho preparato tutto. È stata una bella impresa, non c'è che dire. Spero che questa live sia molto piaciuta. Ho fatto un buon lavoro. Allora, raga, vi aggiorno che anche il nostro Vega, che è passato prima, ora è entrato in live e sta facendo Red Redemption su Ship. Poi abbiamo anche la nostra bellissima Ellie Channel, compagna di avventura di Amy Crane. E anche il nostro Alex Mondragon che sta portando Blood Knight. Poi chi altro abbiamo? Nessun altro. Ok. Allora raga, prima di staccare, ditemi un po'. Ti è piaciuta questa live di cucina? Ah, se state vedendo, questa è casa mia. Però a breve sto per cambiarla. Qui ci sono stato per 4 anni, mi sono trovato abbastanza bene. Però adesso devo andare un pochino avanti e mi devo anche un pochino meglio sistemare. Come avete notato, io ho la porta proprio all'esterno, cioè in mezzo alla strada, che quindi è un pochino pericoloso. Sì, Antonio. Vivo da solo, mai da parecchio, sono 5 anni. Mi sono spostato un po' avanti e indietro. Allora, per tutto il tempo sono stato a Qualiano, poi mi sono trasferito a Giugliano, poi mi sono ritrasferito di nuovo a Qualiano, a Villa Ricca, e sempre anche a Qualiano ancora. E queste. Eh sì, sono in affitto, non ho certo la qualità di essere proprietario. Ok, datemi un secondo, intanto vado a mettere questa nel congelatore. Eccomi di ritorno. Va bene ragazzi, io
Direi che ora mi posso anche fermare con la live perché abbiamo preparato tutto. Ora dobbiamo solo aspettare che si faccia bello intenso e tutto il resto. Vorrei ringraziarvi per la compagnia, grazie per chi è passato. Ci becchiamo molto probabilmente oggi pomeriggio, forse continueremo con Fallout o come affronto con Resident Evil. A seconda del tempo, perché la pioggia mi potrebbe causare alcuni problemi. E Fallout, a differenza di molti giocatori multiplayer, le munizioni e ogni cosa sono illimitate, bisogna trovarle o farsele. Quindi potete capire meglio la situazione. Allora, ragazzi, adesso vediamo un po' da chi vi posso mandare di bello, che così. Dunque, che abbiamo? Ecco. Tema di Resident Evil, vi mando dal nostro front, che anche lui è un appassionato di Fallout come me. Sta facendo il primo revelation. A posto. Bene ragazzi, buon pranzo soprattutto, che è anche la mezza, e dopo posterò la fotografia che troverete anche su Instagram. Ecco qui. Inoltre c'è anche il mio canale di YouTube. Ecco qui, così potrete vedere anche le altre mie live precedenti. Ok, raga, siamo pronti per il raid. Buon pranzo a tutti!